Torniamo a parlare del degrado in cui versano le periferie cittadine, luoghi abbandonati da anni dalle istituzioni che spesso vengono ricordati solo in occasione delle campagne elettorali o si trasformano in ring di scontro tra maggioranza e opposizione del momento. Dopo avervi raccontato delle palazzine popolari di Scavone che finalmente dopo anni vedono un massiccio intervento di bonifica da parte del comune, oggi siamo andati in via Ambrica, nel quartiere Marchitello, dove ci sono altre palazzine popolari abitate da oltre 1000 persone, tra cui anziani e bambini che da anni ormai sono costretti a vivere nel degrado più assoluto. Cumuli di immondizia circondano i grandi casermoni in cemento, alcuni di questi vengono regolarmente dati alle fiamme a pochissima distanza dalle abitazioni, creando non pochi pericoli ai residenti. Nei grandi androni, dove i ragazzini giocano col pericolo di farsi male, non esistono più i corpi illuminanti e le tubature sono in larga parte deteriorate e arrugginite. Ma è la zona dove sorge il parco giochi che lascia davvero senza parole. Il parchetto dedicato ai bambini è sommerso dalle erbacce e dai rifiuti e sorge a pochi metri dai resti dei container che avrebbero dovuto ospitare il centro ricreativo Marchitello in Progress. Nel giugno del 2018 una delle tre strutture venne distrutta da un rogo, le altre due invece vennero totalmente vandalizzate. Passarono più di 2 anni e diverse segnalazioni nel vuoto prima che il comune rimuovesse la struttura pericolante, ma le macerie rimangono lì, creando una vera e propria bomba ambientale. Dopo la segnalazione di via Osorno, il segretario della CGIL Ignazio Giudice è andato anche in via Ambrica su segnalazione degli stessi residenti. Ci troviamo di fronte ad uno scempio ambientale che non ha precedenti. Guardate qui, questa era una tenso struttura, una volta abbandonata, è rimasta esattamente dove è stata costruita. Ci sono blocchi di cemento amianto, ci sono materassi buttati da anni, c'è pietrisco, come se non bastasse. Come potete vedere c'è anche una giostra per bambini, ovviamente che nessuno utilizza. Il segretario della CGIL lancia anche una frecciata al sindaco dopo le battute a distanza sugli interventi in via Osorno. Senza nessuna polemica, anzi dovremmo far calare il sipario sulle polemiche, senza nessuna scenetta, perché la CGIL non è abituata a fare scenette, come non dà appalti, non dà pareri, non dà coperture finanziarie. Chi ha il dovere di fare, deve fare, e lo deve fare in silenzio, col silenzio che è eleganza, è sobrietà istituzionale, è rispetto per il danno che questi cittadini, questo pezzo di infanzia negata, ha subito. Al di là delle schermaglie politiche, ciò che appare certo è che ai residenti della zona poco interessa dei meriti reali o presunti degli interventi, purché vengano realizzati, ed in questi anni di interventi se ne sono davvero visti pochi, nonostante il cambio di diverse amministrazioni. L'augurio è che per via Ambrica succeda quello che è successo in via Osorno, per la serenità di chi quei luoghi li vive quotidianamente.